confiscati beni a Lucca ed Altopascio, la Guardia di Finanza ha definitivamente confiscato conti correnti, auto, locali ed abitazioni ad una organizzazione criminale considerata vicina ai clan dei Casalesi. Fine isolamento, si cambia ancora, ora serve solo il polo negativo, nuova disposizione dalla regione, se entro 24 ore non arriva il via libera dalla ASL, basta il tampone negativo per uscire di casa. Freddo e neve, in Garfagnana si scia, al casone di Profecchia c'è anche l'innevamento artificiale, ma nei prossimi giorni sono in arrivo altre nevicate. Il calcio, Comune e Lucchese si incontrano sul nuovo stadio, passo in avanti nell'iter burocratico che dovrebbe portare al via libera all'interesse pubblico da parte dell'amministrazione comunale. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In primo piano la questione Camorra in provincia di Lucca. Erano già stati posti sotto sequestro i beni di un'organizzazione criminale considerata vicino al clan dei Casalesi. Adesso è scattata la vera e propria confisca di questi beni. Ce ne parla Silvia Toniolo. Beni mobili e immobili per 7 milioni di euro confiscati a soggetti vicini al clan dei Casalesi. Il provvedimento è emesso dal Tribunale di Firenze ed eseguito dalla Guardia di Finanza di Lucca con il supporto delle Fiamme Gialle di Caserta e L'Aquila, trae origine da un'operazione dei finanzieri lucchesi e della Direzione Distrettuale Antimafia Fiorentina che negli anni scorsi ha portato alla scoperta di una presunta organizzazione a delinquere operativa fin dal 2013 con base a Lucca. L'attività consentito di svelare attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, accertamenti bancari, pedinamenti e appostamenti il sodalizio dedito all'illecita aggiudicazione di appalti, alle frodi nelle pubbliche forniture e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti in aziende toscane e campane. Tra i beni confiscati, per la maggior parte localizzati nella provincia di Caserta, per la restante tra Lucca e Altopascio e all'Aquila, già oggetto di un sequestro preventivo nel 2020, ci sono 26 conti correnti, 2 auto, 8 società, 18 locali ad uso commerciale, 32 abitazioni, 7 auto rimesse e 4 terreni. E adesso sentiamo che cosa ci ha detto riguardo a questa importante operazione il tenente colonnello della Guardia di Finanza della provincia di Lucca, Lorenzo Vanella. Il meccanismo fraudolento consisteva proprio nella corruzione di un funzionario di un ASL 3 di Napoli Sud permetteva a tutte le società coinvolte di aggiudicarsi questi appalti, uno in violazione della normativa sulla trasparenza, imparzialità e correttezza, e due anche di non pagare questi lavori. Praticamente parliamo di oltre 70 gare di appalto per un controvalore di circa 10 milioni di lavori di somma urgenza e di manutenzione che non sono stati pagati, per cui gli appalti erano a costo zero, e questo praticamente permetteva a questi signori, a questi soggetti indagati, poi di riciclare i proventi in aziende campane e toscane, e in particolare in Toscana attraverso una società immobiliare con sede a Lucca. Quindi grazie agli accertamenti bancari patrimoniali è stato disvelato proprio un'associazione a delinquere aggravata dal fine di agevolare l'attività mafiosa del clan dei Casalesi, di fazione di Michele Zaccaria, che si aggiudicava in maniera fraudolenta gli appalti e riciclava i proventi in aziende sia campane che toscane. Lasciamo questo argomento, parliamo della situazione Covid in Toscana, numeri tutti in salita, i nuovi contagiati sono 16.290 nella nostra regione, il tasso di positività è al 18,6%. I ricoverati attuali sono 1.230, 33 in più rispetto a ieri, dei quali 122 in terapia intensiva, 9 in più rispetto a ieri. 15 i decessi nella nostra regione, l'età media è di quasi 86 anni. Uno dei decessi si è verificato in provincia di Lucca, dove i nuovi contagiati sono 1.460. E sempre per quanto riguarda il Covid, ci sono ulteriori novità sulle modalità della fine dell'isolamento. Se non ci sono tempestive comunicazioni da parte della ASL, può bastare anche il solo tampone negativo per poter di nuovo uscire di casa. Tamponi e fine isolamento. In Toscana si cambia ancora e la procedura diventa sempre più simile ad un fai da te.
La regione ha infatti annunciato che in caso di ritardo nelle comunicazioni da parte della ASL di riferimento può bastare l'esito di un tampone negativo per mettere fine all'isolamento sanitario. In particolare, il provvedimento prevede che se entro 24 ore dall'attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o test molecolare il cittadino non ha ancora ricevuto dagli organi competenti la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid, il referto del test è valido a tutti gli effetti come provvedimento di fine isolamento. Questo ulteriore intervento, si legge in una dichiarazione stampa del presidente Giani, si inserisce nel processo di velocizzazione delle procedure sulle misure di isolamento e di guarigione che coinvolgono tantissimi cittadini. In molti avevano infatti denunciato di essere prigionieri in casa nonostante l'esito negativo del test, proprio a causa dei ritardi nelle comunicazioni di ASL e Regione. È ripresa la scuola, sono riprese le lezioni negli istituti scolastici tra mille incertezze e ci sono tanti assenti all'appello tra studenti e personale. Sentiamo Virginia Torriani. Sono rientrati in aula lunedì gli studenti della nostra provincia, dalle elementari alle superiori, ma all'appello mancano in centinaia, tra alunni, docenti, collaboratori e personale ATA. Nel dettaglio delle casistiche relative ai singoli istituti superiori, nella provincia di Lucca la campanella non suona per 192 studenti al Fermi e 119 al Giorgi, dove risultano in certificato anche 8 docenti e 9 collaboratori ATA. Al Valisneri restano vuoti 121 banchi, al Carrara 80, al Passaglia 124. Al Pertini mancano 191 ragazzi e per 104 di loro è già scattata la didattica a distanza. Non va meglio in Versilia. All'Artiglio non entrano in classe 192 studenti, 25 insegnanti e 5 ATA. Al Marconi 136 assenti, 80 al Barsanti e Matteucci. Cifre simili anche all'ISI Barga, meno 172 studenti, di cui 78 in DAD, e all'ISI Castelnuovo, dove mancano tra le presenze 137 alunni, 20 docenti e 3 ATA. Sono solo alcuni dei dati riferiti dal provveditore agli studi della provincia di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi, che raccoglie i report giornalieri dei dirigenti scolastici e, tramite loro, anche le istanze avanzate dalle famiglie. Tra carenza di personale, orari dimezzati, mense chiuse e aule sdoppiate in DAD, la riorganizzazione delle classi non è affare semplice e in questo scenario sono molti genitori, riferisce Buonriposi, che chiedono a gran voce il ritorno alla didattica a distanza. Ogni famiglia, conclude la professoressa, ha la propria realtà. In alcune c'è il timore per un nonno anziano, in altre il problema dei trasporti e così in molti stanno ricorrendo anche ad assenze strategiche. Messaggi di cordoglio da tutta la provincia di Lucca per l'improvvisa scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, morto a 65 anni per una polmonite provocata da legionella. L'ex giornalista Rai aveva fatto visita più volte sul nostro territorio provinciale, sia come esponente del PD che come rappresentante delle istituzioni comunitarie. Qui lo vediamo a Sant'Anna di Stazzema nel 2018 in veste di vicepresidente del Parlamento europeo. Messaggi di cordoglio sono arrivati tra l'altro dal senatore Andrea Marcucci, dall'assessore regionale Baccelli, dal presidente della provincia Luca Menesini e dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. E proprio il senatore Andrea Marcucci è stato ospite lunedì sera della prima puntata di Prima Serata condotta in diretta da Giulio Del Fiorentino. Diversi i temi affrontati, dallo scossone provocato dalla richiesta di D'Alema di rientrare nel PD all'elezione del Presidente della Repubblica e il futuro del governo Draghi. In chiusura il senatore Dem ha così commentato i ritardi del centrodestra nell'esprimere una candidatura unitaria per il Comune di Lucca e la possibilità che Forza Italia stia spingendo per una candidatura del sindaco di Viareggio del Ghingaro in rappresentanza del cosiddetto terzo polo. Sentiamo. Ma diciamo che a Roma viviamo una situazione particolare. Metà centro, una parte del centrodestra è l'opposizione, il resto del centrodestra è organica al governo con ruoli di responsabilità. Quindi vederli scontrare in aula dove se ne dicono di ogni, anche in maniera molto pesante e diretta, e poi vederli invece dichiarare l'unità del centrodestra sui giornali, da una parte mi fa sorridere, dall'altra mi preoccupa per il futuro del paese. Detto questo, la situazione nazionale probabilmente influenza anche le vicende locali e quindi questo scontro costante che c'è di linea politica, di priorità e anche di valori
valorizzazione del personale politico c'è stata alle ultime elezioni a giugno, c'è stata in tanti comuni importanti dove le candidature sono state scelte all'ultimo, evidentemente c'è anche a Lucca, però io ho grande rispetto dei nostri avversari, il centrodestra a Lucca è stato sempre molto forte, ha anche amministrato la città, io credo che noi la si sia amministrata meglio, però è una forza importante, è una competizione seria e difficile che noi avremo davanti. Altre ipotesi, sinceramente, non mi appassionano, non le vedo. Reputo che Del Ghingaro stia facendo un ottimo lavoro su Viareggio e, come ho detto per Draghi, mi auguro che anche Del Ghingaro finisca il suo mandato perché quella città ha bisogno di completare un percorso che lui ha gestito bene fino ad oggi. L'intervista integrale a Marcucci la potete trovare sul sito noitv.it nella sezione programmi del nostro On Demand. E parliamo proprio di centrodestra perché il nome del candidato Luca Leone è sicuramente aggregante, ma la questione è tutt'altro che definita, dice Forza Italia. Sentiamo. Quello di Luca Leone è un nome che potrebbe aggregare il centrodestra, ma in realtà l'unità delle forze politiche in vista delle elezioni a Lucca appare tutt'altro che raggiunta, in particolare per quanto riguarda Forza Italia. Il comando delle operazioni in questo momento sembra nelle mani della Lega, rappresentata dal suo coordinatore provinciale Riccardo Cavirani. Il partito di Salvini ha proposto come candidato l'attuale capo di gabinetto dell'amministrazione comunale di Pisa, targata Lega, che vanta anche un passato di amministratore a Lucca. Fratelli d'Italia ha accettato, ma chiede come candidato vice sindaco il suo attuale capogruppo in consiglio comunale, Marco Martinelli. E Forza Italia? Il partito di Berlusconi considera quello di Leone un nome spendibile, ma non gradirebbe la proposta di Fratelli d'Italia sul vice sindaco. Soprattutto i forzisti non si sentono coinvolti adeguatamente nelle trattative e per bocca del coordinatore regionale Massimo Mallegni minacciano di tirarsi fuori e di schierarsi con il terzo polo, come già accaduto a settembre in Versilia. Ho letto qua e là accelerazioni che sono state impresse da movimenti politici, partiti del centrodestra. Io spero che non facciano l'errore che hanno commesso a Seravezza, perché altrimenti poi noi mettiamo in campo la cura e, come è emerso, la cura è sicuramente migliore del malanno. Ma in prospettiva terzo polista c'è la possibilità che Forza Italia possa appoggiare un'ipotetica candidatura a Lucca del sindaco di Viareggio del Ghingaro? Ma Giorgio De Ghingaro credo che stia facendo il sindaco di Viareggio e mi pare anche piuttosto bene e probabilmente è bene che resti a fare quello. Cambiamo decisamente argomento. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle difficoltà, dei disservizi nella consegna della corrispondenza, della posta nel comune di Pescaglia. Adesso c'è la risposta di Poste Italiane. Vedremo un servizio nelle prossime edizioni del TG Noi. Voltiamo ancora pagina e parliamo della neve in Garfagnana. Ci sono le condizioni ottimali per vivere la montagna. Sono segnali molto positivi per il turismo in Garfagnana, quelli che arrivano dal centro turistico del Casone di Profecchia nel comune di Castiglione Garfagnana. In tanti in queste settimane hanno approfittato del periodo delle festività per vivere la montagna d'inverno. Giovani, ma soprattutto famiglie che con i loro figli hanno scelto proprio il Casone di Profecchia per trascorrere alcune ore a diretto contatto della coltre bianca. Grazie alla neve naturale, ma anche all'innevamento artificiale, è aperto il campo scuola che si trova al di sotto della strada regionale ed è il posto giusto per indossare un paio di sci o una tavola da snowboard per cimentarsi da neofiti in queste attività, grazie all'impianto del piccolo casone che fornisce il servizio di risalita al campo scuola. In molti hanno invece preferito noleggiare le ciaspole e percorrere i percorsi ben segnalati che si trovano in questa parte dell'Appennino. Tra i più apprezzati, quello che dal casone porta verso il Montecella per poi girare in direzione del Monte Vecchio e scendere di nuovo verso il punto di partenza, completando così un percorso in assoluta sicurezza ma molto emozionante dal punto di vista paesaggistico. Nei prossimi giorni si attendono altre nevicate e grazie alle basse temperature e all'innevamento artificiale si potrà continuare a sciare, naturalmente nel rispetto delle normative vigenti. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.